Che le avevamo detto? Se deciderà di acquistare, cara la mia signora, si troverà a contatto con un territorio meraviglioso, ricco di storia e di natura. Buongiorno. Oh, finalmente qualcuno di voi è arrivato. Zanini, Beatrice e Zanini. Piacere, Alice Weiss. Qui i bambini giocavano agli indiani, ai tre moschettieri, andavano a dipingere in pineta, leggevano libri che raccontavano in altre lingue e di altri mondi. Ma soprattutto avevano il loro barchino con la vela e tutto. Lorenzo questo già allora non lo sopportava, si arrabbiava con noi. Ma noi non ci facevamo caso, perché per noi era normale così. Ma certo che è normale, è sempre capitato e capiterà di nuovo. Ci sono i ricchi e ci sono i poveri. Cose non mi davano. Dille di dare la merenda anche a loro o io no! Alice, sono tempi duri con il fascismo e le leggi razziali. Dobbiamo sposarci in chiesa, la nostra situazione ci porterà grossi guai. Sì. Sono d'accordo col parroco di Montesperto che battezzerà anche i nostri figlioli. Sei così bassi a incontrare il contestatore. Tutti i tuoi insegnanti si lamentano del tuo comportamento. Quante aspettative sono in me? Per una famiglia ricca sembra tutto facile. Non ha niente a cui pensare. Mica deve lavorare lui. Non come noi, tutti i giorni nell'acqua gelata. Pane bianco, pane nero. Questo pane quotidiano dà un po' anche a noi. Sono un privilegiato. L'ho provato sulla mia pelle. Da oggi mangerò anch'io il pane nero dei poveri. Mamma, le solite storie. Quando si tratta di lavoro, io per te non esisto più. Alice, la prego per favore, le spieghi che mi sta raccontando la storia di suo figlio. Dopo l'episodio di quelle lavandaie nel povero quartiere di Firenze, che gli rinfacciarono il pane bianco e la sua ricchezza. Mi scusi, è lei Don Raffaele Bensi, l'insegnante di religione? Sì, sono io. Molti miei amici di Firenze mi hanno parlato di lei. La stimano e l'ascoltano. Cosa vuoi, giovane? Confessarti? Ma se non sono nemmeno cristiano. E allora? Prenderò io il suo posto. No! Troverò il mio signore. Libertà di dir messa. E se ti dicono: oh, il suo povero figliuolo non può neanche andare al cinematografo o prendere moglie o prendere il sole e deve avere delle buffissime gambe bianche, gli devi dire: non è che non può, non vuole. Non il seminario è un ribelle e un contestatore, critica gli insegnanti, si annoia gli esercizi spirituali, ha da ridire sulle regole che però poi osserva rigorosamente. Sì, ma dice che sono tutte delle grullate. Figlio di una famiglia mezza ebrea che già in seminario ha dato molto di che pensare e che nessuno vuole. Te la senti di prenderlo e di provare? E lui che cosa ha detto? A me va bene tutto, purché dica messa e confessi. Vieni, vieni, Don Lorenzo. Bravo! Le
peggiori aspettative si realizzavano. Noi speravamo ora che era prete, almeno nella carriera ecclesiastica. Invece, una sperduta parrocchia di campagna dove certamente si sarebbe impantanato. Le devo parlare. La nostra gente viene a messa la domenica, ma ancor prima che finisca il rito, scappano fuori e per un'intera settimana non li vediamo più. Caro Don Lorenzo, meglio così che niente. Venite, brava gente, venite! Ok, è successo qualche cosa? Ho da dirvi una cosa, ho una grande notizia per voi. Da domani inizieremo un doposcuola per i vostri figli e una scuola serale per chi lavora. C'è una via, una sola, quella via è la parola. Sarà luce, sarà vento, per lassù la mente vola. Ma ci voglio soltanto dire sì, sono tanto così, ma che torne che c'è, sono in tanti a pensarla come me. Siamo gente. Rita, i veri peccati sono quelli contro i 10 comandamenti e fatti per cattiveria. Votare liberamente è una buona cosa. Perché io sono un prete e non ti dirò mai cose contrarie alle indicazioni del vescovo. Se soltanto io potessi aver cancio di decidere, saprei proprio tutto ciò che c'è da fare. La prego di aiutarmi a trovare un compromesso, una soluzione che possa portarmi a far sì che Don Lorenzo trovi pace con se stesso, con la Chiesa e con questa società. Se siamo certi che per il suo bene, che per la Chiesa, allora che... a prendere la licenza media e anche quella superiore. Comincerò facendo scuola. Sì, vede, sì, la scienza è... sì, la scienza è... Se non capisci, mi devi fermare. Me lo devi dire. Noi qui si studia tutti quanti insieme. E se uno non capisce, tutti insieme ci fermiamo. Io ricordo un prete a come ci abbracciava e con l'esempio quante cose ci insegnava. Col sorriso a modo nostro si studiava e senza accorgerci insieme si cresceva. Sembrava avviato un periodo di relativa tranquillità, anche perché Lorenzo non stava bene. Ma che cosa aveva detto di così terribile a unire tutti contro di lui? Che la guerra non è mai una soluzione, ma soprattutto che l'obbedienza cieca ad ogni costo non è una virtù, ma una viltà. Ogni storia è giusta che verrà. Acquistare la vostra villa. Hanno trascorso qui innumerevoli estati.
Purtroppo la signora è scomparsa nel 1978. Siete... Vogliamo parlare del nostro compenso? Ma siete verani proprio. Recan, e non mi rovini sempre tutto. Basta, fuori. Andate fuori e non fatevi vedere per un po', per favore. Cari ragazzi, ho voluto più bene a voi che a Dio. Ma ho speranza che lui non stia attento a queste sottigliezze e abbia scritto tutto a suo conto. Un abbraccio, vostro Lorenzo. Yes, I care. Interessa anche a me. Yes, I care.